Buonasera a tutti dalla Tenso Struttura di Matera, siamo qui per il recupero della 13ª giornata. Subito in campo abbiamo Chris Arzana, Mirko Tognacca, Matteo Pistelli, Angeletti, Lavaggetti, mentre per il Matera i giocatori titolari sono Gadaleta, Bigatti, Piozzini e Santeramo. Ci sono stati dei piccoli problemi tecnici, adesso possiamo vedere e commentare questa partita. Per il Matera subito un tiro di Daniele Gadaleta, parato da Pettenuzzo. Ragazzi, Santeramo può impostare l'azione per i suoi. Scarica Bigatti. Ancora Santeramo, va da Piozzini. Per Gadaleta non si intende con Santeramo, però palla comunque per il Matera. Allora Bigatti. Matera sta cercando uno spunto offensivo, lo trova adesso con Piozzini, con un sottogamba, il filtrante per Bigatti, che però non è in posizione. Allora Gadaleta. Scadono i 5 secondi possesso palla, quindi palla Sarzana. Marinelli dice che il punto di battuta non era quello, allora si riprenderà con Angeletti. Pistelli cerca Tognacca dietro porta, che si fa vedere. Ancora Angeletti con una girata, però Piozzini è bravo a capirlo, intercetta tutto. E allora palla da Gadaleta. C'è Santeramo che si fa vedere, preferisce servire Piozzini. Ancora Piozzini che finta il tiro, un sottogamba, se l'allunga troppo. Può ripartire Angeletti in velocità, c'è cioè comunque Piozzini su di lui che riesce a togliergli la palla. Riparte Piozzini sul laterale, va dietro porta, alza e schiaccia. Ma Pettenuzzo sul primo palo. Allora Angeletti per Tognacca, gran possibilità per il Sarzana. Però il passaggio era troppo lungo, ancora Lavaggetti. Attenzione, il Matera in questa fase offensiva sta concedendo troppo. Carica il tiro Pistelli, respinge Lauzi. È un'occasione per la ripartenza di Bigatti che viene atterrato e c'è il primo fallo di squadra e Sarzana. Allora Santeramo per Piozzini che gestisce sopra per Gadaleta. Gadaleta serve Santeramo. C'è spazio, si fa vedere Bigatti che è all'angolo, su di lui c'è il Lavaggetti, deve trovare un passaggio, lo trova con Piozzini. Uno contro uno, Bigatti contro Pettenuzzo, colpisce clamorosamente il palo. Occasionissima del Matera. Invece dall'altra parte subito Tognacca, tiro fuori dallo specchio della porta. E qui c'è un alza e schiaccia di Lavaggetti che colpisce Gadaleta. Però niente di grave, si riprende. Del Matera. Interamo scarica Bigatti, ancora il 2. Piozzini lascia spazio alla difesa sarzanese. Allora Santeramo prova il tiro da sotterra dal laterale, ma non calibra. Ancora Santeramo con la conclusione che la partita di sabato aveva procurato il gol del Matera. Questa volta è stato bravo Pettenuzzo a farsi trovare pronto. E allora Pistelli per Lavaggetti è alto, può provare il tiro, invece è uno scarico per Tognacca. Passaggio è alto. Santeramo serve Piozzini, c'è Gadaleta libero, lo serve a subito Bigatti. Gioco a 3 alto del Matera, lascia spazio il Sarzana, non vanno in pressing. Allora Piozzini per Bigatti che cerca di giocare a memoria con Santeramo, ma la palla viene intercettata. E allora Pistelli, fermato adesso da Bigatti in 1 contro 1. Bigatti contro
Vigato e Piozzini, palla intercettata da Lavaggetti. Anche questa era un'ottima occasione che si ripresenta uguale dall'altra parte e anche questa volta viene intercettato il pallino. E allora Pistelli, che si ritrova la palla, ha la possibilità di tirare, lo fa, bravo Lausi a parare. C'è Marinelli che segna un'infrazione qua, perché Lausi ha parato senza la stecca e giustamente è rigore e ammonizione verbale. Quindi era sfuggito questo dettaglio, non avevo visto che Lausi fosse senza la stecca. Quindi giustissima decisione da parte di Marinelli. Allora Pistelli contro Lausi, finta di tiro e poi Lausi che non si butta, rimane fermo e la para, e qui c'è Piozzini che può ripartire, un 3 contro 2 per Santeramo che è solo, serve Bigatti ma Tognacca intercetta. Ancora Piozzini, Santeramo. Piozzini che si prova a girare, sono in 2 su 2, viene atterrato da Pistelli ed è il secondo fallo di squadra per il Sarzana. C'è Sergio Festa che chiama l'attenzione sul tiro, però passa il tiro di Cataleta leggermente a lato. Allora Pistelli che vede lo spazio e carica una bomba, peccato per la posizione. Lausi è stato bravissimo a farsi trovare pronto. Qui si gira Pistelli di rovescio e qui la palla alta fischia Marinelli. E allora bellissima azione di Pistelli che aveva fatto tutto da solo, prima un tiro, dopo una girata di rovescio e poi un altro alze schiaccia che però gli era uscito un po' alto. Allora Cataleta, ancora Pistelli che sale in pressione su di lui, Piozzini che si trova lo spazio per andare uno contro uno con Pettenuzzo e lo riesce a superare sul secondo palo. Quindi 1-0 per il Matera con Rado Piozzini, che oggi è il suo compleanno, è un bellissimo modo questo di trascorrerlo. Allora Pistelli, adesso ci si aspetta una reazione da parte del Sarzana, vediamo. Con Tognacca, Lavaggetti, Matera è salito in questa fase difensiva, c'è una pressione, Sarzana è in difficoltà, però Lavaggetti. Per Angeletti, riserva Pistelli, sfrutta il blocco di Angeletti, riesce a saltare Bigatti, ma c'è Piozzini che cambia l'uomo e qui c'è Tognacca che con un bel passaggio viene lasciato contro Lausi. Bravissimo Lausi a mantenere il vantaggio dei suoi. Allora Pistelli che sbaglia il passaggio per Lavaggetti, scadranno ora i 5 secondi. Santeramo può batterla subito per i suoi, trova Piozzini adesso che è solo, il tiro di rovescio, il tiro di dritto di rovescio. Santeramo per Piozzini, viene chiamato il cambio, Cataleta per Monticelli, mentre vediamo la panchina del Sarzana, cioè Ponti, Ottavio Ponti e Edoardo Stefanucci. Allora Angeletti per Tognacca che è girato, non riesce a vedere questo passaggio. Allora Piozzini, bellissima azione personale di Piozzini, un cost to cost dalla metà campo e salta ancora una volta Pettenuzzo sul secondo palo.
Bellissima azione veramente di Piozzi. E arriva subito il timeout del Sarzana, che deve assolutamente cambiare partita, perché sono passati solamente nemmeno 10 minuti, sono passati 8 minuti e sono già sotto di 2-0. Sicuramente questa iniziale partita sotto zona del Sarzana è dovuta anche al fatto che comunque sono beccati una lunga trasferta, la stanchezza si sente sulle gambe, di solito i primi minuti di partita sono i peggiori in situazioni come queste. Pistelli, spazio per il tiro, lo prova ora Murato dalla stecca di Bigatti. Andiamo per Piozzini, subito per Monticelli, che non riesce a cogliere l'attimo, ma è comunque possesso del Matera. Piozzini leggermente pressato da Pistelli, che adesso si abbassa, è una difesa a zona del Sarzana. Allora Piozzini, tunnel a Pistelli, però perde palla, la recupera proprio lui. Allora Santeramo, per Bigatti, deve essere bravo il Matera a gestire questa zona. Scelta saggia da parte di Sergio Festa, vedeva che i suoi non riuscivano a tenere forse l'attacco materano e ha deciso di giocare in questa zona. E allora Lavagetti per Tognacca. Lavagetti prova a superare Bigatti, non ci riesce, allora si gira, riparte da Tognacca per Angeletti per Lavagetti da Tognacca. Tognacca si trova dietro la porta, riesce a scaricare per Angeletti, adesso c'è Bigatti. Lungo questo possesso il Sarzana, che si interrompe ora col tiro di Pistelli, e riparte subito Monticelli. Allora Santeramo, serie di scambi con Monticelli. Adesso dovranno vedere come superare questa zona del Sarzana, che li sta decisamente mettendo in difficoltà rispetto alla marcatura uomo. Allora Bigatti da solo prova un passaggio a Santeramo, però passaggio viene sporcato, e allora ancora il possesso del Matera con Piozzini, che si era trovato a tu per tu con Pettenuzzo, ha provato a superarlo con un pallonetto ma non gli è riuscito. E allora Tognacca per Pistelli, prova il sottogamba, Piozzini non si lascia ingannare, è ancora nella sua posizione Monticelli. Che cosa aveva servito Piozzini per Monticelli? Cosa ha sbagliato? Va bene, si fa perdonare adesso, recuperando pallina per Santeramo. Il tiro di rovescio, bravo Pettenuzzo. E allora Lavagetti, che ha il problema di togliersi di dosso Santeramo. Si gira Lavagetti, passa la palla oltre al centrocampo, ma la perde in un passaggio a Tognacca. Per ripartire il Matera, vediamo che si scaldano dalle due panchine Ponti, che è l'unico giocatore di movimento di riserva per il Sarzana, e poi c'è Gaudiano che si sta scaldando dalla panchina materana. Ferma un attimo il gioco Marinelli per sistemare la porta di Pettenuzzo. Intanto vediamo cambio per la formazione materana, è uscito Bigatti, entra Gaudiano.
forse per gestire anche meglio questa fase di attacco contro la zona del Sarzana. Vediamo Gaudiano se riuscirà a dare questo ulteriore supporto in attacco. Allora Gaudiano che scarica ora per Piozzini, libera lo spazio per Monticelli, che è un tiro accompagnato un po' debole, infatti Antezza si lamenta. Allora Gaudiano per Piozzini. Gaudiano che non riesce a prendere il passaggio di Piozzini, che era leggermente sbagliato questo passaggio sulla sponda, difficile da prendere. Sbaglia anche Pistelli in questo passaggio, un po' impreciso le due squadre fino a questo punto. Un altro passaggio sbagliato a Santeramo e un altro passaggio sbagliato e allora può ripartire il Matera. Questa fase a zona un po' interrotto, magari quei ritmi di gioco un po' più alti che avevamo nella prima parte, le due squadre sono un po' destabilizzate. Allora Gaudiano che ha spazio per il tiro, lo trova adesso con la deviazione di Monticelli che beffa Pettenuzzo, si era buttato per coprire il tiro di Gaudiano e Monticelli la tocca sull'altro palo ed è qui Matera va 3-0 a 12 minuti dalla fine del primo tempo con Francesco Monticelli. Qui il Sarzana forse cambierà ancora la marcatura perché si trova 3-0 adesso. Vediamo come reagirà la formazione ligure. Allora lava Giotti per Pistelli, prova un passaggio per Tognacca che colpisce Piozzini, ma il possesso lo mantiene Sarzana. Pistelli che va a tagliare tutto il campo con questo passaggio per Tognacca, intercettato però. Allora palla ancora Ottavio Ponti che riesce questo passaggio in maniera strana, lava Giotti per Tognacca che va dietro porta. Tognacca si era fermato dietro porta, riuscito a scaricarla adesso a Pistelli. Ottimo spunto il Sarzana con questo tiro di Pistelli, con la tentata di azione di Tognacca e poi sul rimpallo un altro tiro accompagnato, duplice parata di Elausi. Allora Santeramo per Monticelli, c'è Tognacca su di lui. Qui hanno cambiato di nuovo la marcatura del Sarzana, sono una marcatura a uomo un po' bassa, infatti qui Gaudiano trova lo spunto per Santeramo, il tiro da fuori, peccato, al lato della porta di Pettenuzzo. Pistelli per Ponti, la sua specialità è il tiro, vediamo se... Tognacca per Ponti. Non si intende ancora la formazione ligure con questo passaggio che non prende né Pistelli né Ponti. E allora Santeramo con un altro tiro e ancora la respinta di Pettenuzzo. C'è Antezza che chiama il 3-1 per i suoi quando la formazione ligure è un uomo. E allora Gaudiano per Monticelli, Santeramo ha spazio, vede Monticelli, lo serve, mancano 8 secondi, deve concludere questa azione il Matera, lo fa ora però regalando palla al Sarzana. Allora Pistelli che deve superare Piozzini ma poi si trova Monticelli, quindi recupero del Matera. Sarzana ha problemi a concludere la fase offensiva, riescono a trovare conclusioni solo con un tiro e deviazione, quindi ottima la difesa materana. Oh, Santeramo per Piozzini.
Scadono i 5 secondi di possesso. Pistelli per Ponti. Ponti per Lavagetti. Scusate, per Angeletti. Passaggio sbagliato, recupera Piozzini. Un alza e schiaccia, se la alza tantissimo. Lo vede Marinelli. E qui il time out chiamato dalla formazione di casa. Mancano 9 minuti alla fine del primo tempo. Sono 2 falli per il Sarzana, 0 per il Matera. Ma la situazione è che il Sarzana è sotto di 3 gol. Una partita difficile per il Sarzana, che partono già stanchi con il viaggio sulle gambe, poi hanno un solo cambio, ma il Matera non deve sottovalutare questo iniziale distacco, perché manca ancora un tempo, 9 minuti. Prenderà col possesso il Sarzana. Infatti c'è subito Ponti per Pistelli. Pistelli non trova un compagno, quindi tenta un passaggio forzato sulla sponda per Tognacca. Infatti perde palla il Sarzana. E allora Monticelli serve Gadalieta. Allora Piozzini per Gadalieta. Gadaleta si propone sulla fascia, Piozzini sbaglia il passaggio e Gadaleta, per recuperarla, commette fallo su Angeletti e quindi è il primo fallo di squadra anche per il Matera. Pistelli per Tognacca, passaggio che non viene preso da nessuno, quindi Bigatti, che è lasciato da solo a tantissimo spazio, e non sbaglia questa volta Bigatti dal lato, supera Pettenuzzi con un gancione e la mette sotto l'incrocio. Bigatti, che nella scorsa partita aveva sbagliato parecchie finalizzazioni come questa volta non la sbaglia. Pistelli, che la controlla con il pattino e riesce a servire Ponti. Angeletti, Pistelli, c'è Piozzini su di lui, riesce a passare a Tognacca, c'è Gadaleta che lo spinge, e quindi fallo di squadra per il Matera. Pistelli si libera lo spazio per il tiro murato da Piozzini, un po' debole questo tiro. Allora Monticelli, che sulla sponda supera Angeletti, c'è spazio per servire Bigatti, che pisce tutto Pistelli. Allora Angeletti per Pistelli, che la scarica per Tognacca, che con un tocco dolce tenta di superare Elauzi. Si fa trovare preparato il portiere materano. Allora Gadaleta perde palla, adesso la recupera Tognacca. Ponti in un passaggio per Pistelli, intercetta Piozzini e serve Gadaleta, che non intende questo passaggio. Piozzini, che perde palla, e qui c'era un altro fallo clamoroso che non viene fischiato. Allora Bigatti uno contro uno, serve Piozzini e ancora una volta non riesce a intercettare palla. Diversi contropiedi, diverse occasioni in pochissimo tempo. Adesso qui Matera forse dovrebbe un attimo calmare questo gioco, ma Piozzini invece riparte e si procura un bel fallo da parte di Angeletti, che dà subito il cambio a Lavagetti. Entra intanto Matteo Matera al posto di Gadaleta.
Matera sbaglia il passaggio per Monticelli, però comunque possesso il Matera con Bigatti che prova a schiacciarla dietro a porta. Recupera Matera. Allora Piozzini per Monticelli, che ha provato una conclusione ma era di parecchio fuori. Può ripartire Sarzana con Tognacca. Lavaggetti sta lasciando spazio anche il Matera in questo momento. Infatti Pistelli riesce a superare Bigatti, passa da dietro porta, può trovare Tognacca che è alto, ha tantissimo spazio. Finta il tiro per Lavaggetti. Pistelli prova a cercare la deviazione di Tognacca, non la trova. C'è Piozzini con un bel passaggio per Matera, però era di spalle, la prova a intercettare da sotto le gambe, non ci riesce. Allora Pistelli, tiro di rovescio murato da Piozzini. Ancora Pistelli, la ferma e Lauzi e può ripartire il Matera. C'è Monticelli per Matera, mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo, ancora 4-0 per il Matera. Monticelli non trova Bigatti, però riesce comunque a recuperare palla. Il Sarzana si vede che è molto stanco, la formazione ligure non vanno più sulle... non vanno più a recuperare palla, non riescono a trovare un'azione offensiva. Potrebbe farlo ora invece con Ponti che la scarica alta per Lavaggetti, non riesce a trovare una buona conclusione. Allora Piozzini che passa dietro porta, c'è Ponti che lo spintona, non c'è fallo, lo fischia ora forse Marinelli. No, si è solo andato a accertare delle condizioni di Piozzini, ma non sembra nulla di grave. E allora si prenderà col possesso del Sarzana. C'è intanto Festa che ne approfitta per dare indicazioni suoi, mi pare di aver sentito di volere una difesa più compatta. E allora Tognacca per Lavaggetti, per Ponti che è alto, ha sicuramente spazio per il tiro, però Piozzini è bravo a recuperare. E allora comunque possesso il Sarzana con Ponti che questa volta non riesce a controllare il passaggio, prova a buttarla fuori, non ci riesce, recupera Piozzini. E qui Marinelli segna un fallo di Ponti che con la stecca causa la caduta di Piozzini. Intanto c'è un cartellone che cade, quindi bisogna tirarlo su. Ne approfittano entrambi gli allenatori per dare consigli ai loro, per rifiatare un attimo. Situazione dei falli, sono 4 per il Sarzana e 2 per il Matera, anche qui avvantaggiata la formazione di casa. Si affarsi problema risolto, si riprenderà a breve, si attende solo che esca dal campo Capolupo, anzi no, è ricaduto il manifesto. Comunque buono per il Sarzana questo momento di pausa, almeno
hanno spazio per rifiatare, ragazzi. Meglio anche per il pubblico, così vedere una partita a ritmi un po' più alti, perché vedere giocare giocatori stanchi non fa piacere a nessuno. Allora, Bigatti dietro porta prova a lasciarla lì per Piozzini, ma non si sono completamente intesi i due. Pistelli che supera ora Piozzini sulla sponda, è in una posizione pericolosa, ma è bravo Monticelli a togliergli la palla. Piozzini sbaglia un passaggio e quindi palla per la formazione ligure. Pistelli trova il passaggio per Tognacca, intercetta Piozzini. Monticelli, c'è spazio per servire Matera, prova il tiro. Ancora Monticelli per Piozzini. Piozzini salta Pistelli, ha tantissimo spazio, il tiro è leggermente fuori mi è sembrato. Adesso c'è Matera che va a pressare per cercare di recuperare palla, ma riesce a spuntare la Tognacca, che non si intende con Ponti. Anche se Ponti forse non ha dato il massimo per recuperare questa pallina. E allora può ripartire il Matera con Bigatti. Piozzini prova un passaggio per Monticelli, che non si fa trovare nella posizione. E allora Ponti per Lavagetti, è buono il passaggio. E allora Pistelli, che era libero, il passaggio però era leggermente all'indietro, non poteva prenderla Pistelli. Ponti a spazio, scarica per Pistelli e poi va a cercare questa palla, e c'è Tognacca poi che prova a servirla a Ponti, che però è a terra. Pistelli la scarica di non look a Ponti, si lamenta quest'ultimo perché sono due o tre passaggi che riceve fuori misura. Allora Piozzini, c'è la spia del time out per la formazione ligure. Allora c'è Monticelli che ha tantissimo spazio, la serve a Piozzini. Matera può tirare, lo fa in questo momento, bel tiro, buona conclusione di Matera, parata da Pettenuzzo. Bisogna ricordare che Matera è in classe 2009, quindi giovanissimo. Gatti per Monticelli, viene recuperata palla da Pistelli, che è solo contro Elausi, c'era Piozzini dall'altra parte che gli chiudeva lo spazio, ma tiro di Pistelli prende completamente il palo e quindi rimane 4-0. Mancano un minuto e mezzo, c'è Piozzini che era riuscito a superare tutti, era una replica, sembrava una replica dello scorso gol, ma all'ultimo Pettenuzzo gli toglie la palla. Allora Lavagetti che si fa tutto il campo da dietro porta, scarica a Pistelli. Matera adesso lascia giocare la formazione ligure. Lavagetti per Tognacca sulla balaustra. Per il passaggio per Pistelli che proverà il tiro. Si gira e il tiro di rovescio di Pistelli. E c'è Tognacca qui che era stato agganciato da Monticelli. Non si è ben capita la dinamica, ma Marinelli dice che si può continuare. E c'è Piozzini con un altro alzo e schiaccio altissimo che non riesce a colpire. Ed è time out per il Sarzana. E arriva il cambio per la formazione materana, di Matera per Rondinone e Piozzini per Gadaleta. Buona risposta di Matera a questo ingresso in campo, che con un bel tiro ha impensierito Pettenuzzo e comunque si è fatto trovare preparato.
meno di un minuto alla fine di questo primo tempo. Possesso del Sarzano. Pistelli che sulla fascia con il fisico si fa spazio. Allora Lavaggetti che prova un tiro che non viene toccato a nessuno e va al lato della porta di Lauzi. C'è Gadaleta che si rigira e trova Monticelli. Potrebbe essere l'ultimo possesso di questo primo tempo, questo del Matera, se sarà gestito bene. E allora Bigatti per Monticelli, devono far scorrere il tempo, aspettare gli ultimi secondi per poi provare una conclusione. 10 secondi, Monticelli trova il passaggio per Bigatti, bravissimo Pistelli qui a capire tutto, riuscire a trovare la palla, scarico per Lavaggetti e qui il Matera ha rischiato di regalare un gol, il possibile gol del 4-1, ma è stato bravo Elagi a farsi trovare pronto sulla conclusione della sua terra. Finisce questo primo tempo 4-0 per il Matera.
Inizia adesso il secondo tempo della gara, 4-0 per il Matera, 4 falli del Sarzana, 2 per il Matera. E riprende adesso con Bigatti. Scarica a Monticelli, non trova Bigatti questa conclusione aerea. Allora Angioletti per Pistelli, riesce a superare Piozzini sul laterale. E anche Bigatti dietro a porta. Pistelli si fa tutta la pista da solo. Allora Angioletti, Pistelli pressato strettissimo da Piozzini. E qui c'è Lavaggetti che intercetta una palla con la mano a terra. Non fischia niente Marinelli. E qui c'è il tiro di Pistelli. Ancora Lavaggetti. C'è la palla che rimane lì. Adesso la recupera Gadaleta e Pistelli commette fallo. Quinto fallo per il Sarzana. Gadaleta per Piozzini. C'è Bigatti che si fa vedere, gliela serve ora Piozzini. Gadaleta, Tognacca su di lui. Riesce a mantenere il possesso Gadaleta. Ora palla Monticelli. Gadaleta altissimo a spazio. Bigatti. C'è Gadaleta che fa un blocco a Piozzini, non lo sfrutta, passa a Bigatti. Monticelli. Monticelli la prova a lasciare per Piozzini, ma Angioletti, no, Pistelli la recupera e si va a prendere un fallo commesso da Monticelli. Qui c'è Antezza che chiama la pressione di Bigatti sulla punizione Sarzana. Pistelli può prendere velocità e puntare Bigatti. Decide di proteggere palla e scaricarla a Tognacca. C'è Lavaggetti per Tognacca. Serve Lavaggetti. Ancora Tognacca. Per Lavaggetti. Angioletti. Tognacca. Bella questa azione del Sarzana con Tognacca che non riesce a trovare lo spunto per il tiro. E qui c'è un bel passaggio di Monticelli per Piozzini, che però non se lo aspettava, non era in posizione. E qui Bigatti che prende palla dal limite dell'area, gancio sul primo palo sotto traversa, imprendibile per Pettenuzzi. E qui c'è doppietta personale di Simone Bigatti, è 5-0 per la Decom Roller Matera. E qui va difficile la partita per il Sarzana, però non è scontato questo risultato. Il Sarzana può e deve reagire e lo fa con Pistelli che viene atterrato. Adesso non c'è niente per Marinelli. Superiorità del Matera con Bigatti che non riesce a concludere bene. Para facile Pettenuzzo. Piozzini qui allo spunto per il tiro, scarica Bigatti, ma questo passaggio è fuori misura. La palla arriva a Gadaleta, gancio. Prova la stessa conclusione di Bigatti poco tempo fa da posizione diversa, però non gli riesce. Bravo Pettenuzzo a pararla. Allora Lavaggetti per Pistelli. C'è un blocco di Tognacca. Pistelli si accentra e la scarica Angioletti, che però non la controlla subito. Allora Tognacca, la palla era rimasta lì dopo un passaggio di Lavaggetti intercettato nel tentativo di ripartire il Matera. Si era perso questa palla e Tognacca non ha perdonato questo errore. E c'è il primo gol del Sarzana, quindi 5-1. Gadaleta per Piozzini. Monticelli per Piozzini che scarica e va a tagliare. Bigatti qua per Piozzini. Si cerca qualche spazio per le conclusioni in Matera. Con Bigatti che la scarica Gadaleta che è altissimo per il tiro. La prende Piozzini per Monticelli che prova un tiro per trovare il raso terra a Pettenuzzo.
ma la conclusione non forse non era il momento giusto per quel tipo di conclusione. Viene infatti presa da Pistelli che gli stava davanti. Galareta per Bigatti. Monticelli. Il tiro di Galareta è una finta. Piozzini che usa la sponda per servire Monticelli. Bigatti che la prende girandosi. C'è Pistelli su di lui. Si riesce a liberare dell'uomo Bigatti, servire Piozzini, e qui era rimasto da solo contro Pettenuzzo, aveva spazio per una conclusione accompagnata che però riesce alta. E allora Monticelli che recupera questa pallina da Angeletti, e Piozzini che con questo controllo riesce a trovarsi uno contro uno con Pettenuzzo e segna. Bellissimo controllo di Piozzini che se la alza, riesce a superare la difesa sarzanese. Non sbaglia contro Pettenuzzo che rimane immobile. Tripletta personale di Piozzini. Quindi 6-1 per il Matera. Pistelli prova a superare Galareta, ci riesce adesso. Passa dietro porta. Prova l'alza e schiaccia, ce ne sono due su di lui e riparte il Matera in un 3 contro 2 con Monticelli che la serve a Piozzini e segna. Pettenuzzo forse qui sbagliato nel buttarsi troppo presto, e allora Piozzini col poker subito dopo la tripletta. Sette 1 per il Matera, la partita si fa grigia per il Sarzana. Pistelli per Lavaggetti, che serve Tognacca, non riesce a controllare, e c'è un 2 contro 1, Galareta e Piozzini. Serve Piozzini in questo momento per Monticelli che sbuca da dietro con una conclusione alta, no scusate, parata da Pettenuzzo, un'ottima parata tra l'altro. Allora Piozzini che lascia solo Bigatti, lascia tantissimo spazio, prova l'alza e schiaccia, non la riesce a colpire in volo. E c'è Tognacca che adesso ha la superiorità il Matera, Piozzini la ferma con il terzo e anche il quarto appoggio. Siamo a 19 minuti dalla fine della gara, la situazione è 7-1, è veramente difficile da recuperare, ma nello che è possibile, sarebbero 6 gol da fare per ottenere un pareggio, fattibilissimo in 19 minuti. La seconda sirena di questo time out, si riprenderà con possesso del Matera, del Sarzana se non sbaglio. Sì. Batte Angeletti per Pistelli che prova subito il tiro sporcato da Piozzini. Monticelli per Galareta ed è Bigatti che fa una finta di muovo di corpo, scarica Piozzini. Bigatti per Galareta che cercava l'uomo sponda con Monticelli che non ha inteso questo spunto di Galareta. Matera però riesce comunque a mantenere il possesso palla con Bigatti che la scarica a Piozzini, aspetta che Bigatti parta, gliela dà in corsa, ma Pistelli intuisce tutto. Allora Piozzini per Bigatti in corsa che può provare il tiro, mancavano pochi secondi al possesso il Matera.
recupera Lavaggetti che può partire in corsa, bravissimo Monticelli a recuperare, e qui c'è l'intervento faloso di Monticelli. Dopo che Marinelli ha fischiato il fallo, Monticelli ha lanciato via la pallina. Forse non aveva sentito il primo fischio di Marinelli. Azione, fallo ingenuo da parte di Monticelli, il secondo. Il primo, secondo me, era un buon recupero di Monticelli. Marinelli l'ha ritenuto falloso. Infatti adesso va a spiegare Monticelli, va a chiedere spiegazioni. Pista pulita, si può ripartire. E quindi è il quarto fallo di squadra per il Matera. Difficile arrivare a 10, però Salzano invece a 5. Pistelli per Angeletti, passaggio totalmente sbagliato. Allora Monticelli, Piozzini per subito di prima per Bigatti, che non guarda, non vede Pistelli, che rimane uno contro il portiere. Bellissima finta di Pistelli, che praticamente da fermo con uno sguardo finta il passaggio di Angeletti. Piozzini c'ha bocca e Pistelli era rimasto da solo contro Elauzi. E invece qua bravissimo anche Piozzini, che si trova allo spazio per il tiro. E Pettenuzzi la para con il guantone per un soffio in realtà, però comunque una bella parata. E allora Galaleta per Piozzini. Piozzini trova il passaggio a Bigatti di prima Gadaleta. C'è spazio per Gadaleta, il suo tiro è... Qui l'angolazione non era delle migliori, ma è bravo a Pettenuzzo a pararla. Qua attenzione, ripartenza di Pistelli per Lavaggetti, in superiorità il Sarzana. Ritorna subito Monticelli, scarico per Tognac alto. Sarzana non riesce a concludere senza un'azione personale e la trova ora con Pistelli. Bellissima girata e tiro di rovescio, però è raso terra e la para Elauzi. Bigatti, Piozzini, la rete di prima per Monticelli. C'è Bigatti che si fa vedere, la scarica a Piozzini di prima. No, non ho capito questa conclusione, forse cercava una deviazione. La para facilmente Pettenuzzo. Qui recupera Piozzini, è un 3 contro 2. La prova a scaricare a Gadaleta, intuisce ancora una volta Pistelli, che è bravissimo nei recuperi, ne ha recuperate tantissime. Qui c'è Piozzini che prova un passaggio in corsa per Monticelli, ma non calibra questa potenza. Ed Elauzi, una duplice parata che vale quanto un gol. Qui c'è Monticelli che la scarica a Piozzini, che la tira proprio contro Pettenuzzo. Bigatti per Gadaleta. Monticelli. Eta per Bigatti. Passaggio fuori misura, troppo in avanti. Bigatti si ferma dietro porta. C'è Gadaleta che ha spazio, serve Piozzini. Intezza intanto chiama il cambio di Piozzini per Gaudiano. Lo può fare ora. C'è Gadaleta che ha palla. Invece pressato da due, ma riesce a mantenere palla Gadaleta. L'alza e schiaccia altissimo. Bella l'idea. Non è riuscita questa finalizzazione, ma ci stava. Cambia anche il Sarzana, Angeletti per Ponti. Ed entra ora Gaudiano appunto per Piozzini. Pistelli. Lo scarico per Tognacca, che sfrutta la balaustra
la porta da Pistelli, cade adesso Tognacca, non c'è nulla secondo Marinelli, e allora Bigatti per Gadaleta che ha spazio per tirare, colpisce in pieno Avaggetti. Gaudiano per Bigatti, Monticelli, subito di prima Monticelli per Gaudiano, che però era marcato bene da Lavaggetti, e allora Monticelli sotto gamba, scarico per Gaudiano fuori misura, ma bello, bello il gesto tecnico. Allora Monticelli che con un passaggio di taglio riesce a servire Gaudiano, si gira, la scarica di nuovo a Monticelli, allora Gaudiano per Gadaleta da sopra per Bigatti, Gaudiano la triangolazione con Monticelli totalmente fuori misura, non, la passa dove non c'è nessuno. Tognacca, bravo, bravo, bravo Bigatti a intercettare questo passaggio per Pistelli, che dà evidenti segni di stanchezza. E qui c'è Tognacca che rimane a terra dietro la porta, si rialza, no scusate, Lavaggetti, Monticelli per Gaudiano, serve Bigatti, Gadaleta, Gadaleta, salta Tognacca, tira da una posizione difficile, bravo Pettenuzzo con il casco a parare questa bomba. Allora Bigatti chiama il taglio di Gadaleta, serve a Gaudiano, Bigatti per Monticelli, Bigatti bravo a con questo spunto per superare Ponti, che però rimane ben saldo con la marcatura. Gaudiano per Bigatti, per Monticelli che la riesce a controllare in mezzo a tre, ma poi la perde. Allora Lavaggetti, Tognacca che riesce a mantenere il possesso e prova il tiro debole, è fuori dallo specchio della porta. Cambio di Monticelli per Piozzini, Gaudiano, Piozzini alta per Gaudiano che non trova il tocco, Piozzini combatte alla balaustra, serve Bigatti per Gaudiano, per Gadaleta che dal limite dell'aria si gira con un tiro di rovescio punisce Pettenuzzo, 8-1 per il Matera, partita quasi chiusa. Entra adesso Simone Pigato al posto del capitano Elausi. E fino ad ora, tranne per il gol di Tognacca, avrebbe fatto porta inviolata. Agetti per Angeletti, Pistelli, Pistelli cerca l'azione personale, va dietro porta ma Piozzini toglie palla, un po' abbattuto Pistelli sicuramente anche a stanchezza, poi un risultato che lascia poche speranze alla formazione ospite. Ma Gaudiano per Bigatti, ancora Bigatti per Gadaleta, serve Piozzini, larga la difesa del Sarzana e Gaudiano che si era trovato contro Pettenuzzo, un tiro accompagnato, la para col casco Pettenuzzo,
rischiato possesso del Matera, c'è cioè Pistelli che non lascia la palla, ma che è una distanza che dà l'età. Serve Bigatti, c'è Gaudiano che si fa trovare sull'altro lato e qui Cadaleta viene fermato da Ponti. Marinelli che stava correndo sulla stessa fascia cade anche esso, quindi però c'era di fondo l'aggancio di Ponti su Cadaleta. C'è il blu per Ottavio Ponti. Piozzini contro Pettenuzzo. Piozzini per il quinto gol di questa serata. Vediamo. Tenta il tiro. Gancio. Si sposta sulla sua sinistra Piozzini, ma Pettenuzzo gli toglie palla. E allora Piozzini per Cadaleta che non tira di prima, la controlla però. Il gancio e il tiro non li riescono. Bravo Pettenuzzo a parare ancora una volta. Gaudiano qui recupera la palla, è solo con Piozzini. Finta il tiro, la scarica Gaudiano. Gaudiano ancora Piozzini. E bravo Pistelli a farsi trovare davanti. Intanto c'è Lavagetti che lotta in velocità con Bigatti. Ma la palla è comunque di Pistelli che ne supera due adesso, ma il terzo che è la rete recupera palla. Piozzini, Gaudiano lascia solo Bigatti alla sinistra dell'area. Bigatti però non trova una conclusione di prima, quindi ancora 8-1 il risultato. Qui un altro passaggio sbagliato della formazione ospite e Lavagetti è costretto a metterla fuori. Dieci minuti alla fine di questo incontro. Piozzini per Cadaleta, in power play la formazione materana. Piozzini col tiro fortissimo da praticamente il limite dell'area, colpisce Pettenuzzo che è bravo a trattenerla. Ingaggio a due, Piozzini contro Lavagetti, alla meglio argentino. Allora Cadaleta a condurre a questo power play. Finta il tiro e prova a cercare la deviazione di Piozzini che è buona ma è fuori dallo specchio della porta. Pistelli supera in velocità Piozzini, devono far scorrere il tempo. Anche se sono sotto di 7 gol, quindi non so cosa gli conviene fare. Entra adesso il quarto giocatore, Pistelli. Prova il passaggio che cerca deviazione di Tognacca, ma non la trova. L'altro cambio per formazione di casa, Bigatti per Rondinone.
Si alza leggermente in pressione il Sarzana, perché deve cercare subito un gol oppure non ce la farà con il tempo. Mancano 8 minuti. Allora Pistelli salta a rondinone, ma comunque gli sporca questa conclusione. La recupera facilmente Piozzini. Claudiano intanto che va a sbattere contro la balaustra. Marinelli non fischia niente, intanto Pistelli si ferma. E qui rondinone con un tiro di prima. Bettenuzzo con il casco la prende. Allora Tognacca scivola rondinone, la palla rimane là. Fa continuare Marinelli. Gadaleta per Gaudiano. Piozzini solo contro il portiere e colpisce il palo. La palla va fuori. Difesa del Sarzano, ormai si è lasciato andare. Sembra che si siano quasi arresi i giocatori. Anche il Matera staccando di attenzione. Mancano 7 minuti alla fine dell'incontro. Piozzini che prova a superare Lavaggetti, che commette fallo. Ancora Piozzini che... Però qui il portiere aveva richiamato l'arbitro per aggiustarsi l'attrezzatura. E intanto cambia Ponti per Lavaggetti. Gaudiano per Galareta, prova il tiro da fuori, una bomba di poco alto. Ponti supera in velocità rondinone, c'è Piozzini, serve Lavaggetti che riesce a recuperare questo passaggio un po' lungo. Allora Lavaggetti col tiro di rovescio, e qua un autogol di Galareta mi sembra. Il tiro di Lavaggetti, e nel tentativo di fermare Ponti segna Lavaggetti. Quindi non sarà porta inviolata nemmeno per Pigato. Mancano 7 minuti e il punteggio è di 8-2. Quindi Sarzana ha di nuovo speranza. Infatti si nota questo cambio di atteggiamento. Riparte subito Pistelli per Tognacca, che aveva trovato la conclusione ma era comunque trattenuto dalle difese materane. Piozzini sotto gamba, tiro di rovescio, bomba! Ottimo Pettenuzzo con il guantone a parare questo tiro. Esce Gadaleta, entra Monticelli. Gaudiano dietro porta, fa scorrere saggiamente il tempo. Piozzini per Monticelli, il passaggio sbagliato. Pigato lascia Monticelli che la prova a tirare fuori. Passano i 5 secondi. Tognacca per Pistelli. Ponti ha tantissimo spazio, salta due uomini, lascia la palla a Tognacca che anche esso spazio, prova la conclusione in diagonale ma è alta. Gaudiano salta Pistelli, Piozzini ha il tiro di rovescio carico. Gaudiano qui invece che aveva saltato l'uomo e aveva provato a servire rondinone, ma passaggio non era arrivato. E allora Monticelli, ancora Piozzini che sul laterale aveva servito rondinone con una mano, ancora una volta non riesce a intercettare questa palla rondinone, e ancora una volta il tiro di rovescio Piozzini alto.
qui Pistelli non prende questa palla. Gaudiano anche commette un errore, non guarda questa pallina che passa via. Steccata di Monticelli per Marinelli, ovviamente non intenzionale. Prosegue il gioco. Bravo a recuperare Monticelli, è solo contro Ponti. Dietro a porta per Gaudiano. 5 minuti al fine dell'incontro. Vediamo per Piozzini. Cambio Gaudiano per Matera, che tocca in questo momento palla. Passa a Piozzini, ancora Matera, che non riesce a servire Rondinone. Allora c'è Angioletti per Tognacca. Piozzini la recupera, c'è ancora una volta solo Rondinone. Alza e schiaccia di Piozzini, centrale. Matera adesso prova il tiro parato da Pettenuzzo, che non gli concede questa gioia. E allora Angioletti, tantissimi errori in questa, in questi momenti. Sono entrambe le squadre stanche. Sarzana un po' battuto, qui commette fallo Rondinone su Tognacca. Giocati per Pistelli, che prova il tiro da fuori. Piozzini supera Stinchi. Matera che riesce a prendere una palla, riesce a superare Angioletti. Ancora Matera che si procura un rigore. Sembra che andrà proprio lui a tirarlo. Matteo Matera contro Pettenuzzo. Va bene un sorso d'acqua. Vediamo se questo rigore procurerà il primo gol. Matteo Matera. Matera! Subito contro Pettenuzzo il tiro parato da Pettenuzzo. Prova la seconda conclusione Matera. Attenzione, c'è Piozzini che si lascia cadere a terra. Sembra sia un crampo. Peccato per, intanto per la conclusione di Matera. Era un buon tiro, Pettenuzzo lo para e dopo sul rimpallo riesce a provare con un gancio, ma fuori dallo specchio della porta. Vediamo intanto Piozzini che ferma il gioco, sembra dolorante, forse non è un crampo. Corso tutta la partita, quindi qualche dolore muscolare normale che ci sia, vediamo. Speriamo tutto bene, oggi è il suo compleanno, se ne torna a casa con 5 gol, forse 4 se non sbaglio. Quattro gol per Piozzini, poker. Stocca al ginocchio Piozzini. Non capisco cosa sia successo. Auguro il meglio.
stato buono, grazie. Sei ancora infortunato. La Caviglia. Ancora infortunato. Cioè. La Caviglia. La Caviglia. Spegni. Ancora a terra così. Un tresso antezza, dice di non far appoggiare il piede a Puzzini. Sì, tocca il ginocchio. Applausi. Tanto 3 minuti e mezzo alla fine dell'incontro. 6 gol sotto il Sarzana, quasi impossibile. Che è tutto pronto per la ripresa del gioco. Ho entrato Rondinone al posto di Piozzini. Aggetti per Pistalli, deve trovare subito una conclusione. Ponti scarica per Tognacca. Dall'alto più Pistelli che prova il tiro defilato ai parastinchi Monticelli. La palla rimpalla su Pigato che para 3 volte. E ancora Tognacca a palla. Prova la conclusione Tognacca, parastinchi Gadaleta, la mandano fuori dallo specchio della porta. E allora Matera, che è un po' sotto pressione, riesce comunque a gestire palla. Ancora Matera che supera Ponti. No, perde palla adesso, ma mantiene su Pistelli. Lo salta ora Pistelli che prova il tiro di rovescio. Pistelli parato da Pigato. Matera per Monticelli. Ancora parata da Pettenuzzo. Monticelli, c'è spazio per Matera dal lato col tiro di rovescio, para facile Pettenuzzo. 2 minuti alla fine dell'incontro. Tognacca per Pistelli, ottimo controllo e girata, ma Gadaleta toglie palla e poi perde la stecca. Ponti con la sponda per Lavagetti, non controlla bene. Recupera Monticelli, ma la palla arriva da Pistelli. Prova a saltare l'uomo Pistelli, se la allunga un po' troppo. Bravo Matera a ripartire per Gadaleta. Prova la conclusione di rovescio,
Rasoterra e un altro gol subito da Pettenuzzo. Ed è il nono gol per la formazione di casa ad 1 minuto e 40 dalla fine. 7 gol sotto il Sarzana, ma partita praticamente chiusa. Allora Lavaggetti che tira alto, buona l'idea, peccato per la conclusione. Qui Monticelli commette un errore, regala palla al Sarzana e ora Pistelli non riesce a punire e allora Galaleta per Monticelli che salta Pistelli con un bellissimo gancio, poi va sul rovescio, viene murato da Ponti. Due su di lui, Monticelli riesce a uscirne dalla palla, ma Pistelli poi recupera. Pistelli solo contro il portiere, lamenta forse un tocco alla sterca, ma niente secondo Marinelli. Rondinone qua, la palla gli viene tolta da Ponti. Rondinone esce da dietro la porta e di rovescio per la cifra tonda, ma Pettenuzzo dice di no. Allora Pistelli con un tocco rimane la palla nell'aria, azione veramente disastrosa da entrambe le parti, un sacco di errori, mancano 20 secondi, ancora un tiro fuori dallo specchio della porta. Allora Galaleta ha spazio per tirare, tira ora, colpisce il palo, questo qualche centimetro più in là sarebbe stato gol. Galaleta per Ponti, contro Ponti. Ponti viene spintonato, Gadaleta commette un fallo su Ponti, batte subito il Sarzano. Sei secondi alla fine dell'incontro. Finisce adesso la partita, 9 a 2 per il Matera. Felicissimo il pubblico materano, un po' meno la panchina Sarzana che non è stata in vantaggio nemmeno per un secondo. Partita dominata dalla formazione di casa, però ce l'hanno messa tutta questi ragazzi. Allora buonasera a tutti dalla tensostruttura di Matera.